Vorrei invitare tutti i relatori a rendersi visibili, poiché adesso comincerà la sessione dedicata alle domande e quindi sicuramente ognuno di loro vorrà intervenire. Vi invito a intervenire anche sotto forma di plenaria, per cui ognuno laddove si senta chiamato in causa o è esperto può intervenire nelle risposte. Allora, comincio con una domanda posta dalla dottoressa Laura Sidoti. Credo indirizzata sia a Rachele che a Pietro Vicenti. Lei dice: quando si lavora sul biofilm, l'assunzione di magnesio può essere controindicata? Non so, Pietro, vuoi rispondere tu? Ma in un passaggio adesso tu della fase finale credo che hai toccato nel dare proprio la scaletta di intervento, come gestire i vari passaggi, credo che ci sia già insita la risposta, perché credo che il timore sia che essendo magnesio possa interferire con il biofilm, tu ci arrivi dopo che hai un po' spento l'infiammazione e hai riequilibrato. In un passaggio tu citavi nella scaletta, credo che voglia sapere questo la dottoressa. Sì, io penso che sì, che vorrebbe dire, visto che noi abbiamo esaltato, diciamo, le capacità del magnesio di far rilassare la muscolatura e quindi favorire la pulizia. Rispondo alla dottoressa che l'ho vista sempre molto attiva, quindi evidentemente l'argomento gli è interessato, che nell'intestino non esiste una risposta assoluta, esistono le tempistiche. Ok, quindi la prima tempistica in cui il magnesio è fondamentale è la tempistica che serve per pulire. La seconda tempistica, quella di cui noi stiamo parlando, quella del reflusso del paziente particolarmente predisposto oppure anatomicamente predisposto ad averlo di più, come un neonato potrebbe averlo di più, praticamente chiaramente noi potenzieremo l'effetto sulla protezione e magari il magnesio lo possiamo modificare. Nello specifico, parlando del prodotto che abbiamo presentato prima, non è un prodotto molto aggressivo, è improntato per una grossa risposta di miorilassamento intestinale, perché è un prodotto che, essendo anche con il pidolato molto biodisponibile, va anche sul neurovegetativo e noi sappiamo che il neurovegetativo intrinsecamente come effetto riflesso fa anche un'azione di miglioramento di transito, di miglioramento di ipersecrezioni umorali. Quindi il magnesio è un sale che va preso studiandolo, perché ogni sale di magnesio ha una sua caratteristica. E quando io voglio più una cosa, prenderò un sale di magnesio diverso, se ne voglio un'altra, ne prenderò un'altra. Perfetto, credo che insomma la risposta sia abbastanza esaustiva, altrimenti invito la dottoressa Laura Sidoti a intervenire se vuole anche in diretta. Un'altra domanda invece della dottoressa Iuspa, lei dice: è interessante e utile lo schema terapeutico proposto da Rachele, ma se il paziente continua con un disordine alimentare e di orario, soprattutto dei pasti, che fare? Allora, Francesca, io ti conosco, ovviamente tu farai riferimento anche a noi colleghi, perché tutti quelli che lavorano, che ormai sono anche sotto pressione, quindi non riescono a mantenere. Io quando ho fatto la prima presentazione ho cercato di far capire come la qualità dei cibi determini una risposta sia umorale che secretoria, che di... Quindi, per esempio, ecco, il discorso è: andare a farsi lo spuntino con il prosciutto perché non si vuole ingrassare e il caffè determinerà necessariamente un aumento d'acidità che noi magari in quel momento non ci possiamo permettere perché siamo anche in funzione di stress, quindi già stiamo in iperacetilcolina, quindi in ipersecrezione. Allora io direi, Francesca, di caso per caso analizzare e dare al paziente che nella sua vita non riesce a regolarsi, anche la qualità di un cibo differente. Ci sono anche degli integratori molto specifici in questo, per esempio che contengono per esempio degli acidi grassi a media catena, che non sono molto conosciuti, ma che sono molto efficaci sul mantenimento dell'equilibrio e dell'iperacidità. Come ho detto io prima, normalmente uno si può permettere di prendere cibi che aumentano l'acidità la mattina se mantiene un normale circadiano
diciamo, sintesi di acidità, perché l'acidità aumenta dopo le 18. Ma al contrario, quando un paziente ha un'iperacidità che inizia già dalla mattina e che lui continua a mantenere, per esempio, andiamo a studiargli l'equilibrio del cortisolo, perché è possibile che quel paziente potremmo trovarlo con un'alterata curva da cortisolo, ecco, a quel paziente va cambiata la qualità del cibo, quantomeno, visto che lui non riesce a cambiare le sue cattive abitudini. Perfetto, adesso una domanda per il dottor Pietro Vicenti. L'importanza di un integratore combinato rispetto ai singoli rimedi? Ah, sicuramente, come anche diceva giustamente Rachele, spesso tu hai una solo scegliendo un rimedio unico che però non riesce a, come dire, a tenere a bada tanti ambiti. L'intestino, partendo dalla bocca, arrivando fin giù all'ano, scusate l'espressione, effettivamente richiede per forza un mix. Il vantaggio di un integratore combinato è che il preparatore, e quindi chi effettivamente il mette sul mercato un prodotto, l'ha modulato valorizzando alcuni principi rispetto ad altri. Quindi tu hai il vantaggio di avere una sinergia dei componenti in maniera tale che in un ambito funziona prima un rimedio e poi un altro. Quindi a tutti gli effetti, secondo me, ci semplifica la vita perché non ci incasina negli step, e poi, se ben fatto, diciamo, c'è una sorta di concordanza nei vari principi attivi, che è un po', come dire, traslato anche dalla medicina omeopatica, soprattutto quella dei complessi. Per cui sì, più facile utilizzare un rimedio complesso dove le varie funzioni dell'organismo prendono il rimedio che più gli serve in quel momento. Grazie Pietro, è stato ovviamente esaustivo, ma si era parlato già di questi integratori, diciamo, polifunzionali, chiamiamoli così, e quindi della loro importanza nel modulare tutto il sistema secondo la medicina integrata. Adesso una domanda rivolta alla dottoressa Lucilla Ricottini, che sinceramente ha stimolato anche il mio interesse. Come possiamo individuare le allergie alimentari del bambino affetto da reflusso, dato che in questa fascia d'età le prove allergiche non sono completamente affidabili, dando spesso dei falsi negativi? Cosa ci dici, Lucilla? La domanda è molto pertinente. Allora, sicuramente con lo studio del biotipo io mi oriento molto sul comprendere, però questo fa parte di un sapere individuale o di scuola, no? Quali possono essere gli allergeni più chiamati in causa. Quello che posso riferire è che il professor Cucchiara, che è uno dei massimi esperti non solo italiani ma internazionali di reflusso, nel bambino, ha indicato da sempre, in caso di reflusso, l'eliminazione contestuale di proteine del latte vaccino, della soia e dell'uovo. E questo lo dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché mi capita spesso di vedere bambini che arrivano magari per una cura omeopatica, dato che abbiamo visto che il medicinale chimico è controindicato tranne situazioni proprio particolari, e mi accorgo che il pediatra non ha tolto l'alimento perché non c'era magari dermatite atopica, non c'erano segnali evidenti di base allergica, ma per il motivo che ho spiegato durante la relazione, cioè non sempre si nasce allergici al latte o all'uovo o alla soia, ma lo si può diventare proprio a causa del reflusso o si può sviluppare quella che potremmo poi definire un'allergia non IgE immediata. Abbiamo visto che ci sono anche presenza di IgG contro la beta-lattoglobulina che sono previste. Per cui l'invito è, quando si sospetta un reflusso, c'è cioè modo di comprendere presente un reflusso, se il bambino è con latte di formula, cambiare il latte di formula e passare ad un latte no, non più ipoallergenico, perché non è più sufficiente, quello si usa in prevenzione, ma antiallergico. Se allattato dalla mamma, eliminare dall'alimentazione materna gli allergeni che ho indicato, e se è in un'età in cui può già assumere alimenti sotto forma di carne bovina oppure di parmigiano reggiano sulla pappa, insomma, eliminare le proteine che ho indicato. Ma questo non da scuola integrata o anche da scuola integrata, ma perché proprio voce ufficiale
di uno dei massimi esperti. Quindi vi tranquillizzo che in questo senso non si sta facendo nessun abuso. Alla mamma, togliendo il latte vaccino, poi avremo varie modalità di offrire supporto, magari con un calcio K2, cioè ricordiamoci, o con un Fisiovit mamma, ricordiamoci che io parlo per rimanere in tema dei prodotti che sono stati menzionati, perché abbiamo veramente un ventaglio ampio di sostegno anche alla nutrice, perché al bambino dobbiamo solo togliere l'alimento e vedere. Un'altra cosa, non ho detto abbastanza incisivamente, per il bambino è fondamentale la postura inclinata. Il bambino va messo a 30 gradi e io la mamma faccio proprio vedere 30 gradi. Sono così, dov'è? Ecco, 30 gradi sono così, non sono 30 gradi teorici. O si compra un cuneo di lattice, oppure si deve alzare il letto in maniera che non si formi una piega al bambino a livello gastrointestinale. Il bambino resta piegato in due quando gli mettono un cuscino solo sotto la testina, cioè va inclinato il piano. Colgo l'occasione per dirlo adesso. E qui mi taccio. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa di voi, sono lieta. Qualcuno vuole aggiungere? Allora, aggiungo io, diciamo, una mia esperienza recente. La scorsa settimana ho visto una fotografia, un video di un neonato, 3 mesi, che sviluppava una forma di dermatite atopica eritematosa con un aumento dell'eritema subito dopo l'assunzione del latte in formula. Quindi subito dopo l'assunzione cominciava con questo rash cutaneo in un bambino, secondo me già atopico, perché aveva avuto già dei problemi soprattutto sulle guance, questo eritema guanciale e parietale che si accentuava dopo appunto la poppata di latte in formula. È stato consigliato in questo caso dalla pediatra di eliminare quel tipo di latte e prendere un latte latte in formula senza le proteine del latte, quindi modificato. Sei d'accordo? Faresti ulteriori indagini? 3 mesi, quindi che cosa si può fare al bambino per giungere alla certezza? Grazie di questa domanda, apre un ampio spazio. Dunque, intanto per la dermatite atopica, noi sappiamo che il 30% solo dei casi di dermatite atopica è francamente allergica, in un 70% abbiamo una base atopica ma si presenta come malattia infiammatoria. Il fatto che clinicamente il peggioramento fosse così legato al postprandiale sembra supportare la base anche comunque di coinvolgimento dell'alimento. Benché sappiamo ultimamente, insomma, che anche proprio i mastociti che si fissano sulla parete intestinale potrebbero contribuire, quindi non essere primariamente un'allergia IgE immediata. Di solito nel bambino le prove allergiche si fanno, si fa soprattutto il RAST a quest'età, non è detto che venga positivo per i falsi negativi detti prima. Io il latte in formula lo toglierei e lo sostituirei e starei a vedere se clinicamente si osserva un risultato. È molto importante anche l'anamnesi, basta un genitore per determinare un rischio atopico del 50% nel lattante, 2 genitori coprono quasi il 100%. Poi fa ridere se mi hanno le figurine, un genitore più un nonno vale 70%, un genitore più... Ma ci sono delle quote percentuali, te ne sente anche queste, capito? E poi non è che resti a vita l'allergia alle proteine del latte, può essere anche transitoria, ma preludere poi ad allergie respiratorie. Uno studio del professor Ronchetti, ormai datato 10 anni, ma molto interessante, in tutti i bambini allergici all'acaro della polvere, un gruppo di bambini, io mi sono specializzata in fisiopatologia respiratoria proprio con il gruppo del professor Ronchetti, venne fatto questo studio e si videro segni di reflusso dalla broncoscopia nei bambini che avevano poi sviluppato un'allergia all'acaro della polvere. Quindi, dato che il reflusso è correlato a una transitoria allergia alle proteine del latte, io da allora ho appreso che molto spesso chi è allergico all'acaro, o se non con sicurezza ma con grande probabilità, potrebbe avere alle spalle una storia di reflusso e di allergia alle proteine del latte, che può rimanere come difficoltà digestiva, come memoria proprio dell'organismo, soprattutto in biotipi particolari. Effettivamente, come dicevamo prima, no? Un paziente del genere è un paziente infiammato, quindi ricordiamoci, sì, che l'acaro ci dà neutrofilia,
via la citologia nasale ci dà un aumento delle IKM1, quindi predispone anche a maggiori infezioni ricorrenti delle vie aeree superiori, quindi il paziente infiammato ci sta che ci sia una componente reflussogena, come dicevamo prima, no? Quindi questo stato infiammatorio di base è poi quello che si manifesta anche dal punto di vista, si sviluppa poi allergico in senso TH2, per cui il tutto ci sta, cioè i conti tornano sempre. Allora, grazie Lucilla. Adesso grazie invito, c'erano due delle colleghe che avevano fatto una richiesta per alzata di mano, quindi intervenire direttamente, se gentilmente la regia sta cercando di contattarle per attivarvi i microfoni e quindi permettervi di intervenire. Aspettiamo qualche secondo. Allora, andiamo avanti nel frattempo. Dunque, Mariana, posso fare io una domanda a Giovanni? Certo. Perché Giovanni mi intriga, perché ci mostra delle cose che noi non vediamo. Io più che il faringe graffiato dei pazienti, che se lo vedo un segno che in univoco, non so come lo devo chiamare, comunque è ovvio che mi dice qui c'è un problema, è un problema che va al di là del mal di gola banale, e però insomma tutte quelle lesioni io non le ho mai viste, quindi mi ha abbastanza incuriosito, però anche preoccupato. Allora, volevo sapere, visto che Giovanni ha abbracciato, almeno per quanto riguarda la sua presentazione, tutta questa lavoro che stiamo facendo trasversale, se lui ha effettivamente adesso già degli esempi di persone che hanno incominciato a curare l'intestino in un altro modo e che quindi di conseguenza non hanno recidivato, oppure hanno recidivato molto più lentamente di come facevano prima. Grazie della domanda, è una domanda bellissima che mi permette di dire quello che cerco di fare. Cerco di fare quello che abbiamo detto tutti assieme, quello che ho imparato da voi, e cioè cercare di coinvolgere chi sa più di me per aiutarmi a curare. Quindi noi abbiamo nei nostri studi un internista con conoscenze gastroenterologiche che ci aiuta molto, per esempio, nelle riniti, non soltanto nelle laringiti e nelle faringiti, e quindi siamo molto contenti di sfruttare, tra virgolette, le sue conoscenze e anche la sua attività sulla modificazione della condizione intestinale per arrivare alla fine di alcuni problemi che non riusciamo a dirimere, perché quando noi abbiamo individuato un meccanismo abbiamo bisogno di un esperto per poter interferire con questo meccanismo alterato. Allora siamo molto proiettati in questa cosa. Sì, abbiamo esperienza di pazienti che affrontando il problema del naso, per esempio, non partendo da lì ma partendo proprio dall'estremità opposta, e riescono ad ottenere risultati che poi si mantengono nel tempo, perché modificano un equilibrio che ha bisogno di tempi maggiori ma è più stabile. Per cui se noi mettiamo il cortisone nel naso per andare meglio, insomma la delusione è in agguato, no? Come smetteranno, staranno come prima. Se invece cerchiamo di capire cosa c'è sotto, proprio inteso in senso distrettuale, forse riusciamo ad ottenere un equilibrio più stabile con un peso farmacologico minore. Quindi una domanda bellissima, ci vorrebbe un corso per questo, ma comunque sì, siamo molto contenti dell'esperienza che tu ci hai indicato di seguire. Tu sai che i pazienti difficili li facciamo fare un po' di strada e vengono anche fino a Roma. Grazie. Sì, Giovanni, in effetti ce n'abbiamo una in comune che è proprio molto caruccia e molto entusiasta. Basta trovare risposte, le risposte le troviamo, le troviamo dove c'è conoscenza, scienza e pratica. Ma anche i miei hanno fatto un bel viaggetto a Verona. Se serve, dai. Grazie. Grazie ragazzi, ovviamente questa interazione no, non ci fa altro che bene, insomma, sia a noi sia a tutti i discenti. Allora, ho un'altra domanda della dottoressa Laura Viotto, credo indirizzata a Lucilla. Utilizzare il latte di capra può sostituire quello vaccino? Allora Laura, intanto ti ringrazio, ci segui sempre con grande passione e amicizia, e la domanda è utilissima a tutti. Allora, il latte di capra andrebbe inserito comunque dopo il primo anno di vita o comunque dopo i primi 9 mesi, perché è un sequestratore delle vitamine del gruppo B, per cui da sempre si è consigliato di non
partire, oltre ad avere una componente, una quantità di sale maggiore, di non partire presto con il bambino, e l'introduzione giusta è a partire forse anche dal 12° mese. Per di più, come anche il latte vaccino, a prescindere dalle allergie, viene introdotto a partire dal 1° anno, ormai da molto tempo, io inviterei anche, insomma, un po' con tutti i latti animali dopo il 1° anno. Tranne, eccezione, si potrebbe fare invece con il latte di asina, che negli ultimi 2 anni si sta utilizzando, in quanto la sua formula è molto vicina a quello materno, è leggermente più ipocalorico. Devo dire che costa, per dirlo in maniera amicale, costa un botto, si direbbe a Roma, veramente siamo al livello di, mi pare, intorno ai 12-13 euro al litro. Allora, il genitore che può e vuole permetterselo, soprattutto per evitare di andare verso un idrolisato spinto molto precocemente, potrebbe anche far ricorso al latte di asina. Lì poi ci sono le problematiche, si reperisce in polvere in farmacia, lo portano a domicilio alcuni produttori autorizzati, perché insomma richiede comunque la pastorizzazione, però quello può essere, a livello di latti animali, quello che è stato più accreditato, anche se devo dire dopo un'enfasi iniziale ho visto che la prescrizione si è un po' ridotta, non so se proprio in relazione al prezzo, che insomma non è sostenibile, soprattutto questi ultimi anni di crisi economica danno da pensare. Grazie Lucilla, io infatti ho letto la domanda di Laura ed è effettivamente, mi hai chiarito una cosa che anche io pensavo, cioè ci sono delle mode che sono mode così particolari e strane che tutti quanti pensano che possono essere vere proprio perché sono strane. In conclusione, la chimica parla, insomma non è possibile che ci sia questa differenza se sono latti animali. La differenza ci può essere se tu paragoni un latte animale con un latte vegetale. Però insomma mi hai risposto anche a mio dubbio, grazie. Grazie a te. Allora, c'è un'altra domanda, in realtà sono un paio, rivolte al dottor Giovanni De Rossi. Dunque, lo chiedo anch'io da Torino, insomma. A quali pazienti effettuare l'endoscopia delle prime vie aeree? Tu la fai a tutti o in maniera, diciamo, centellinata? È una domanda bellissima, grazie mille. Me la sarei fatta da solo, perché sicuramente bisogna stabilire se abbiamo l'endoscopia disponibile. Sicuramente sì, facciamola a tutti, no? E se non abbiamo l'endoscopia disponibile, siamo costretti a scegliere. Su che base scegliamo? Credo che lo score sintomatologico della reflux syndrome index superiore a 13 sia una sicura ammissione all'endoscopia, superiore a 20 di sicuro ancora meglio. E forse bisogna stabilire anche quale endoscopia, no? Possiamo dire che ci sono forse 4 gradi di endoscopia, l'endoscopia del fibroscopio che guardo con l'occhio perché non vedo con altri mezzi, l'endoscopia collegata alla telecamera che mi permette di trasmettere l'immagine, di raccoglierla, di immagazzinarla, di rivalutarla. Il terzo grado sarà l'alta definizione, è una questione di strumentazione, la strumentazione costa, l'alta definizione serve nella terapia endoscopica, serve nella valutazione delle lesioni più attenta, ma siamo già al 4° grado, siamo all'endoscopia in realtà aumentata, cosiddetta. L'alta definizione è la definizione di quello che vediamo. La realtà aumentata è la modificazione dei colori e delle caratteristiche di rilevazione del colore della telecamera per individuare la vascolarizzazione superficiale, che è il punto di passaggio tra la lesione importante e meno importante, sia in ambito neoplastico sia nell'ambito delle lesioni, diciamo, infiammatorie. Per cui abbiamo 2 sistemi fondamentali, lo SPICE e l'NBI, e il vedere le lesioni meglio è il nostro compito. Il vederle meglio ancora per individuare prima le lesioni che saranno destinate ad evolvere è quello che deve essere il nostro obiettivo. In ogni caso, credo, io dico endoscopia a tutti, però non è disponibile per tutti. La selezione sarà sulla base dello score sintomatologico. Grazie Giovanni. Anzi, io sottolineerei l'importanza di creare un database per ogni paziente, proprio perché appunto diventano dei pazienti cronici, per cui li dobbiamo vedere
prima, durante la terapia e dopo. Quindi l'evoluzione poi della lesione la vediamo col tempo, speriamo sempre di non vederla mettendo in atto i meccanismi e le terapie di cui abbiamo parlato, però l'importanza di seguire il paziente anche endoscopicamente nel nostro caso, quindi avere dei termini di confronto, vedere le lesioni, ma anche mostrare al paziente come si è evoluta o è regredita la propria patologia, è sicuramente, insomma, per uno specialista necessario, direi necessario, insomma, non si può fare a meno. Dimmi. Se posso aggiungo una cosa, l'endoscopia è un grande investimento, soprattutto per quello che riguarda i database che servono per immagazzinare le immagini, è un grande investimento che frutta un grande beneficio, perché se noi interveniamo sulle lesioni quando sono in una fase iniziale, costa molto meno in termini sia economici sia di riduzione e alterazione della funzione al paziente, costa molto meno, dicevo, l'effetto della terapia. L'effetto della terapia in una lesione avanzata è un effetto destruente che porta un paziente a cronicizzare l'effetto della terapia. Se noi interveniamo presto, recuperiamo la lesione, spendiamo molto meno perché abbiamo speso meglio. Certo, sono perfettamente d'accordo. Ora ho una domanda, diciamo, questa è in combinata tra Rachele e Giovanni, perché avete accennato entrambi al reflusso alcalino, no? Quindi è presente in questo caso del materiale proveniente dal duodeno, per cui in questo caso non sarà responsabile l'acido cloridrico, la pepsina, ma saranno responsabili dei danni la tripsina, quindi la lipasi, la carbossipeptidasi e gli acidi biliari. In questo caso sia, diciamo, le lesioni sono diverse endoscopicamente, come trattare questi pazienti? Per le lesioni penso che sia più opportuno che parli Giovanni. Io ti dico solo che questo è l'ennesimo esempio di quello che ho cercato di dire, ovviamente sì, complicata, perché sono idee che ho nella testa un po' in divenire, non sono idee che leggi tranquillamente nei libri di testo. È ovvio che il reflusso alcalino avviene quando c'è proprio uno squilibrio tra le fasi digestive diverse e le fasi umorali diverse. Quindi io non parlo delle lesioni che lascio a Giovanni, ma io curo l'intestino, perché lì è un problema di duodeno, lì è un problema di interazione fegato-intestino o pancreas-intestino, che poi sono in correlazione, perché quando il pancreas è malato, l'85% della causa è il fegato. Ok? Se noi abbiamo una, per esempio, un'immagine ecografica di sabbia biliare, che all'atto pratico non vuol dire nulla, per me vuol dire moltissimo, perché è una qualità di bile che va a intasare e che dà microinsulti pancreatici, che non necessariamente devono essere pancreatiti acute e quindi evidentemente clinicamente avvertite dal paziente e dal medico, ma micro insulti, perché chiaramente una volta che gli enzimi pancreatici, quelli proteici, incominciano a introdursi nel dotto pancreatico, incominciano a passare da proenzimi ad enzimi. Se ritornano indietro, quegli enzimi digeriscono il pancreas. Quindi quando c'è questa cosa, è ovvio che noi dobbiamo spostare l'attenzione al di sotto dello stomaco. Altro problema, se noi usiamo troppo PPI e abbiamo noi causato uno squilibrio tra l'alternanza acido-base delle varie fasi digestive e abbiamo noi fatto in modo che, siccome l'acidità è quello che tiene lo sfintere inferiore, questo sfintere sia più lasso, perché non ha più motivo di essere, perché non deve tenere niente, perché l'ambiente dello stomaco non è più acido neanche in nessuna condizione, perché noi usiamo i PPI che sono recettoriali spesso in doppia dose. Allora a questo punto è ovvio che noi favoriamo questo reflusso, favoriamo la metaplasia, cioè la alterazione della mucosa gastrica, che cambia perché l'ambiente cambia. E quando andiamo a fare la gastroscopia e noi vediamo e la risposta è atrofia gastrica con metaplasia intestinale, non esiste che il gastroenterologo o chi fa l'endoscopia dica raddoppi il PPI, perché allora vuol dire proprio che ci siamo scordati di avere un cervello. Questo è il mio dire e sono molto molto precisa su questo e ho il coraggio di togliere tutti, perché la prima cosa è ripristinare un equilibrio
e poi andare a lavorare sul dureno. Giovanni, a te. Sono assolutamente d'accordo e bevo questa conoscenza perché mi serve. Da un punto di vista delle lesioni, c'è un discorso preliminare. Le lesioni che noi riteniamo patognomoniche del reflusso non sono esclusive di questo. Le lesioni, specialmente le lesioni di alcune zone della mucosa, tipo la commissura posteriore, oppure le lesioni faringe, no? È vero che sono implicate con il reflusso, ma non è vero che sono l'esemplificazione certa di questo. Quando noi abbiamo una lesione da reflusso, non da reflusso acido, e la interpretiamo sempre o prevalentemente come lesione da reflusso acido, maggiormente senza indagarla, specialmente se abbiamo una lesione importante, una lesione, non so, chirurgica, no? Pensiamo che la lesione è la malattia. E questo è un errore frequente nello specialista, perché vede un granuloma, dobbiamo togliere il granuloma, ma forse dobbiamo lasciarlo lì e dobbiamo capire perché è venuto, dobbiamo capire da dove è venuto, dobbiamo quindi aprire la mente e l'indagine ad altro, lasciare spazio agli altri specialisti sul nostro paziente, no? Il chirurgo ha il proprio paziente, ma il paziente non è nostro, il paziente è una persona che ha bisogno, a cui dobbiamo portare informazioni che gli servono a modificare degli equilibri che sono al di fuori. Quindi non patognomonicità delle lesioni. Quando abbiamo una lesione, chiediamoci se è realmente solo da reflusso e da che tipo di reflusso è, non etichettiamola già. E se devo dire, le lesioni da reflusso basico sono meno importanti delle lesioni da reflusso acido in generale, no? E per cui il paziente ha delle sindromi irritative violente, terribili, con un interessamento delle vie respiratorie inferiori più che di quelle superiori, e abbiamo poco da vedere dal punto di vista endoscopico, per cui rischiamo di vedere un paziente che non ha nulla, ma lui sta malissimo perché non respira, perché ha la tosse, perché ha la tosse notturna, e noi non vediamo la commissurite posteriore, non vediamo, facciamo fatica con un'endoscopia di basso livello a vedere un edema sottoglottico iniziale. Un paziente che ha un edema sottoglottico iniziale non respira, ha la tosse sempre, e ha, da noi dicono, il raspeghin, il raspino, e non riesce a capacitarsi, che prendendo il PPI che ha già preso la mattina, lui per sera non ce l'abbia neanche più e comunque comincia a tossire di nuovo e peggio di prima, no? Per cui ci sono tante modificazioni che non conosciamo. Noi siamo ancora al 1997, quando ci hanno detto che il reflusso era la chiave interpretativa di tutte le infiammazioni che derivavano, che arrivavano alle vie respiratorie aerodigestive superiori. Dovremmo fare un passetto più avanti e cercare di stabilire cosa c'è di più, cosa c'è di meno. Ci vorrebbero più pH impedenzometrie, ci vorrebbe più apertura mentale. Piano piano, stiamo arrivando. Piano piano. Grazie Giovanni. Volevo chiedere, volevo solo, diciamo, fare un appunto con Rachele. Questi pazienti con reflusso alcalino, mi è capitato che spesso mostrassero una sovraccrescita batterica, quindi un test al lattulosio positivo. Mi puoi spiegare questa correlazione? Allora, certo, ti spiego subito che il microbiota nella parte alta, quindi basso esofago, soprattutto stomaco, duodeno, è fatto da lattobacilli che di per sé acidificano, ma non fanno altro che confermare quello che ci deve stare, cioè ci deve stare un ambiente prevalentemente acido a livello della mucosa. Quando tu vai a cambiare l'ambiente, è come quando cambi, non so, ci sono quelli che amano gli uccelli, gli uccelletti, e a seconda del mangime che mettono, loro fanno delle colonie di diverse specie di uccelli. Allora, se tu cambi forzatamente l'ambiente, che normalmente è acido, lo cambi forzatamente, non è che lì crei una assenza di microbiota, cambi non l'enterotipo ma le specie predominanti. Quando tu parli di SIBO, quindi overground, non è altro che una crescita di altre specie rispetto a quelle che dovrebbero starci. Quindi è chiaro che contemporaneamente all'irriequilibrio dell'acidità, o comunque pensare sempre che quando un paziente è stato iperdosato in PPI, o tanto tempo che prende PPI, ha una SIBO sicura e deve essere riequilibrato il lattobacillo. A questo punto vale una integrazione selettiva solo di lattobacilli. In questo caso anche io, che preferisco integrazioni complete, vado sul lattobacillo spinto, perché so che devo riequilibrare molto quella specie. Ok,
Quindi in caso di reflusso alcalino facciamo comunque l'acidofilo, cioè il assolutamente supporto. Allora ascoltami, prima per esempio va rimodulato come il protocollo 10 giorni al mese col dual fermenti, quindi allora guarda che... se c'è un reflusso alcalino va rimodulato quello che ti ho detto, perché è chiaro che la patologia intestinale non è solo microbiota, ma il microbiota in quel caso non sono i 7 giorni o i 10 giorni, è tutto il mese di lattobacillo. E poi si fa la cosa in sé, perché tu semini in un campo che non è adatto, quindi molti semi che tu butti muoiono, quindi li devi aumentare. Una volta che tu sei riuscita a ritrovare e a riequilibrare il campo, anche per merito di questa integrazione più massiva, e allora ritorni con una semina a singhiozzo, diciamo, perché non è necessario farla in continuo. Ok, ti ringrazio. Adesso c'è la dottoressa Anna Miglietta vorrebbe intervenire in diretta con una domanda. Possiamo aprire a lei il microfono? Ci siamo? Mi sentite? Ci siete? Sì. Vai Anna. Ok, allora ciao a tutti. Intanto ciao a tutti. Allora, questa è una domanda orale, scusatemi, ma vi coinvolgo tutti, tutti quanti, perché intanto confermo che nella quotidianità di ambulatorio, praticamente quando si trova davanti a un problema reflussivo, c'è sempre dietro, facendo un'anamnesi adeguata, problemi intestinali, più o meno vecchi. Questo è verissimo ed è un fatto... come posso dire, costante, ecco, un fatto costante. La prima, cioè, fatta questa premessa, prima domanda alla Lucilla. E qual è la tua esperienza in questo senso per pediatrica? Questa è una. Seconda, che riguarda sia Rachele che Pietro, partendo da questa constatazione, è plausibile prima di iniziare una terapia con inibitore di pompa, quando diciamo ci sono delle premesse otorino-laringoiatriche che prediligono le lesioni faringo-laringe, trattare l'ambito intestinale prima e la dieta prima dell'approccio con l'inibitore di pompa, se si dovesse arrivare a questo? Ecco, spero di essere stata chiara. Anna, scusami, forse sono io che non ho colto, tu sei stata sicuramente chiarissima, mi circoscrivi proprio la parte... La parte tua è questa. Nella tua esperienza, noti anche a livello pediatrico la concomitanza di problemi intestinali con problemi reflussivi? Ok, allora sicuramente sì, dipende molto dalla fascia d'età, ovviamente. Se parliamo del lattantino, aumentano appena in una fase di stipsi e quindi lì è da indagare il discorso della stipsi. Poi c'è un discorso legato a uno stato infiammatorio e io devo dire che siccome non sono un pediatra di famiglia, come prestazione faccio medicina integrata, chi viene da me è aperto anche all'utilizzo di farmaci non convenzionali, diciamo così, non esclusivamente non convenzionali, ma io riesco a risolvere quasi sempre in maniera, nelle patologie diciamo meno gravi, con la medicina non convenzionale, utilizzo una dieta, utilizzo prodotti antinfiammatori che possono essere dall'omeopatico all'omotossicologico al fitoterapico e il nutraceutico, però sì, la risposta è molto spesso c'è una correlazione o di tipo allergico o di tipo infiammatorio o di tipo di rallentato transito per vario motivo con il reflusso nel bambino, più o meno incidente a seconda della fascia d'età. Non so se ti ho risposto. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie. Allora, adesso io mi prendo una parte. Io parto sempre da come ci ha fatto il Signore o la natura o quello che in cui noi crediamo. La digestione, ho anche accennato stamattina, deve avere i suoi tempi, ok? Tempi che non sono standardizzati come se fossimo una macchina, tempi legati a quello che mangi, quindi tempi legati a permettere in ogni fase digestiva l'esaurimento e la conclusione di quella fase. Quindi cosa succede?
quando tu mi dici sarebbe il caso di, io ti direi magari. Perché? Perché io ho sempre visto che il passaggio tra il reflusso fisiologico al reflusso patologico, quindi quello sintomatico, e io ancora non so se ha già la lesione, ma comunque da un certo punto in poi mi dice io ho avuto problemi di reflusso. Non è che quel paziente prima il reflusso non ce l'avesse, quindi dobbiamo andare a capire quando e perché ha fatto questo passaggio. Quindi quando i reflussi sono aumentati in quantità, quando si è alterata l'equilibrio acido-base e quindi sono diventati non fisiologici. E quindi è chiaro che io ho la possibilità di tornare indietro senza l'utilizzo di farmaci. Primo, perché in medicina integrata io ne utilizzo molti, ci sono dei modulatori dell'acidità che non la tolgono, ma che mi danno la garanzia che se c'è un danno, comunque io lo sto curando anche senza prendere il PPI che me lo blocca clinicamente. Secondo poi, perché se di base c'è un problema digestivo come io ritengo e se di base nella grande maggioranza dei casi inizia tutto sotto, io lo peggioro col PPI. Quindi io ottengo una apparente riduzione del sintomo, ma peggioro il problema che c'è dopo. Quindi poi mi si ripresenta quadruplicato successivamente. Quindi Anna, certo, la cosa importante è avere un buon rapporto con il paziente. Perché? Perché purtroppo la nostra medicina è una medicina protocollare. Il protocollo tradizionale di medici che non vogliono ragionare è rigido e il paziente troverà 10 medici, io che dico una cosa e 9 che dicono un'altra cosa. Quindi rapporto col paziente, rapporto con il collega otorino che ti riporta il problema, molto importante, perché lì ci vuole un consenso informato. Ci vuole, affrontiamo la cosa in maniera giusta ma non convenzionale. E quindi è chiaro che qui entra in ballo anche il coraggio, il rapporto, la relazione tra colleghi e con il paziente, perché è ovvio che io vengo a te e ti dico se io do PPI, io peggioro il problema. Ok, va bene, grazie. Grazie davvero. Sì, anch'io seguo a ruota quello che dice Rachele, Anna. Tra l'altro il mio settore è diverso, perché non essendo un gastroenterologo, essendo medico di medicina complementare, l'ideale sarebbe partire con dieta e correzione fitonutraceutica. Il problema è che molto spesso tu hai l'iceberg, cioè la persona arriva con la punta dell'iceberg e il lavoro, come diceva Rachele, nel sommerso. L'ideale sarebbe partire dal sommerso e tralasciando poi la parte sintomatologica. Però sì, la tua osservazione è giustissima, solo che dipende poi da chi hai di fronte. Sì, sì. Certo.